Giri che indica 12 giri al termine della gara della categoria G5, sono dunque una dozzina i giri che dovranno affrontare questi atleti prima di concludere la propria fatica. Vedremo come si svilupperà la gara di questa categoria. Ed è subito un portacolori della Mazzano a prendere in mano la situazione, non è nuovo a queste azioni Francesco Baruzzi, che sin dalle prime pedalate si è portato sulla testa del pelotone e sta facendo il vuoto dietro di sé. Un'azione cominciata ancora nelle prime fasi di gara che ha letteralmente sgretolato la testa del pelotone. Diversi gruppetti ormai si sono formati, gli inseguitori stanno cercando di tener botta a Francesco Baruzzi, ma lui sta andando come un treno e quindi sarà molto difficile per gli avversari andare ad acciuffarlo. Intanto al suo inseguimento si è formato un quartetto composto da Monteclarense, Ronco e Mazzano. Staremo un po' a vedere se nel corso della gara succederà qualcosa o se inevitabilmente Francesco Baruzzi riuscirà a conquistare anche questa vittoria. Intanto ci avviciniamo al termine e Francesco Baruzzi ancora tutto solo passa sotto il cartello che indica un giro al termine, suono della campana, ultimi 900 metri, non ci resta che aspettarlo sul rettilineo del traguardo. E arriva tutto solo sul traguardo Francesco Baruzzi, il portacolori della Mazzano, che anche quest'oggi qui a Ghedi riesce a conquistare una bellissima vittoria. Dietro di lui un altro arrivo in solitaria, si tratta di Alessio Fezzardi della Monteclarense Feralpi, mentre ancora più indietro è volata per la terza posizione con Saverio Leuzzi della Mazzano, che riesce ad imporsi. Leggiamo la classifica dei G5, al quinto posto Alberto Bocchio della Ronco, quarto Daniele Bregoli della Monteclarense, terzo posto per Saverio Leuzzi della Mazzano, secondo Alessio Fezzardi della Monteclarense e vincitore Francesco Baruzzi della Mazzano. Tra le ragazze terzo posto per Vanessa Moreschi della Valle Camonica, seconda Desire Bani della Capriano e vincitrice Asia Zanardini della Ghedi Ciclismo.